Ah, il caffè, il piacere del caffè. Mi fa altamente cagare. Bestiacce, bentornati, è un piacere avervi qua. È lunedì e quindi Horror Night si comincia la settimana. Una settimana che sarà pregna, sarà degna, non lo so, forse, ma sarà sicuramente pregna perché abbiamo tre horror differenti. Oggi Cry of Fear, mercoledì c'è The Quarry, finiamo The Quarry perché probabilmente finisce The Quarry e venerdì c'è Madison, un gioco horror che è talmente horror che mi sono spaventato guardando il trailer del gioco, cioè rendetevi conto. Ho avuto paura già dal trailer, perciò fate voi, quello di là sta spostando le sedie. Ehi! Allora! Vabbè, e insomma, stamattina mi sono svegliato con una sorpresa incredibile. Il cane ha fatto un'azione non consigliata ai più, a voi in generale. Ha spruzzato, non vi dico cosa, e in giro di 5 secondi ha spruzzato, si è girato e ha pulito. Vi lascio indovinare con cosa, dal momento in cui non è dotato di pollici opponibili, ha utilizzato la sua lingua. Incredibile. Buonasera, bentornati, bentornati, bentornati nel meraviglioso mondo degli animali. E dove trovarli? Lì, dove stanno, dove erano rimasti. Ma no, ragazzi, io che cazzo ci devo fare? È una certa. Come sta il coglione? Ma, il cagnolone. Ah, ok, no, sta. Noi lo chiamiamo morbistenza. Sta bene, sta bene, sta crescendo. È cresciuto di 3 centimetri. Avrà messo su altri 2 kg. Sta diventando sempre più grosso. Ha sempre più caldo, come me, d'altronde. Non ce la facciamo più. Niente birra, c'ho il whisky qua. State buoni, state calmi. Porca puttana. Di che gioco parlavi? Quando? Comunque, mi fermo già. La morbistenza, sì, meraviglioso. Sempre più grosso. Ha questo culo quadrato, non so perché, probabilmente perché è ancora un po' magro nella parte posteriore dal momento in cui è nato denutrito. Anziché come i bambini, quelli belli e grassi. Poi sfatiamo il mito che i bambini sono belli, perché alcuni bambini sono effettivamente brutti. Ci sono dei bambini brutti. Ci sono dei figli di qualcuno di brutto che fa dei figli brutti. È normale, è la natura, funziona così. Grazie ai geni si portano dietro la bruttezza. Tranquilli, non è body shaming perché è generale, sto parlando in generale di persone brutte. Non c'è nulla di male ad essere brutti, si è semplicemente brutti. Vi saluto. Arkvik Reykjapiet, barba scura, no? E invece Sig, Joker, Jadux, Guerriera, Gino, poi Garold, Zen, Alessandra, mannaggia, Helsing, Hellbecky, Rachael, Rachel, 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 Gaia, Balt, Desarn, Hal, incredibile, Pitfix, Sergente, Sergente Sergio, Eps, Jay, porca troia, tua nonna è strana. Lo è vero, lo era. Pieto, Norse Might, Kira Dark, Sigoppio, Crash, Lady Jo, Daniferro, Denke, Cetriolo, Mr. Jerry Fuso, qualcuno di nuovo, Scossa Boy, Amazing, Stella Mela, Lady Metal, poi Roberto Particel, salve, un generico ciao a tutti quanti voi. Fa caldo, ma non è ancora arrivato il peggio, anzi il peggio deve ancora arrivare. A quanto pare, la settimana che viene sarà una settimana afosa con 45 gradi. A quanto pare, nel mio condominio c'è una perdita. A quanto pare, vogliono spegnere l'aria condizionata proprio questa settimana che viene. Non lo permetterò. Cascasse il mondo, non lo permetterò. Non lo farò. Assolutamente. Mi metto davanti, mi sdraio, faccio le proteste non violente. Perché non si possono fare proteste in altro modo, purtroppo, altrimenti avessi una scelta, sceglierei la scelta giusta, fare la scelta giusta, fare la cosa giusta. Faccio la protesta non violenta, mi sdraio sul pavimento dell'ingresso del condominio. Voi non potete entrare! Si sposti, si muova. No! Combatto per i miei diritti! E mi passano sopra, come è giusto che sia, coi protestanti. Attenzione! Basta! Zitti! Zitti! E insomma, vabbè. Non sei, no, non c'entra niente quello, ragazzi. La soddisfazione nel sentire Dino Cetriolo? Va bene. Ah, Cetriolo nel senso tuo nome. Ah, ok. Non stavo capendo. Siete folli, non ragionate. E io vi leggo pure. Che cazzo vi leggo a fare? Allora,
Siete pronti, bestiacce? Io non mi ricordo dove eravamo arrivati, ma da qualche parte siamo finiti. funziona così la vita. Tra poco razioneranno l'acqua. È vero, c'è siccità, ci sono i campi gialli. Eppure qui, verso mezzanotte, partono gli idranti. E danno abbastanza fastidio, perché i geni non è che lo spruzzano verso i giardini condominiali, le spruzzano fuori, per strada. Non ho mai capito questa moda. Quindi tu vedi l'acqua che esce fuori dai cancelli e annaffia le persone. Sono simpatici i giardinieri che si divertono a fare ciò. E quindi, vabbè, ovviamente ci si mette sotto e ci si rinfresca. Degli ingegneri, sì sì, menti giovani, menti malleabili. Kokumo, grazie mille, Rotu Valhalla. Vabbè, partiamo, dai, basta cazzeggiare. Sono stanco, sono già stanco. Abbiamo voglia? Allora, quanta voglia abbiamo stavolta? Un 60%. Un 60% di voglia di giocare a questo gioco. No, ma nel senso, cioè... Sono curioso di vedere il finale, se ha una fine. O se è uno di quei giochi che ti fa male, fino alla fine. Chi l'è? Gold Source. Attenzione, fermi. No, no. Allora, Andrea, lo soffiamo via. E c'è! Perfetto. Ed eccoci qua. Il programma non si chiude. No, Launcher, ma perché adesso fallisce l'avvio di Cry of Fear ogni volta? Ma perché il computer, il videogioco da PC deve essere così intrigante? Che devi pregare, cazzo, nonostante uno abbia speso 1500 euro di macchina, che il gioco parta in qualche modo. Oggi con Andrea abbiamo registrato una cosa, una sorpresa, che poi vedrete, una serie inedita su YouTube, quindi già che ci sono, vi consiglio di iscrivervi al canale YouTube, che come vi chiamate su YouTube? Nello stesso cazzo di modo in cui ci chiamiamo su Twitch, su Instagram e su TikTok. Incredibile, vero? Non ci avevate pensato. Beh, adesso stiamo per cambiare il nome soltanto per voi, così non vi sentite più confusi. Quindi, andate là, iscrivetevi là, che a breve ci sarà una serie su un gioco particolare, un particular game, che giocheremo assieme. E non mi ricordo più qual è il punto della... Cosa stavo dicendo? Non mi ricordo più. Qual era il motivo di questa... Dove deve andare a parare? Mica è brutto essere a me. Che sta succedendo? Pronto? Gioco? Date ancora mezz'ora e ci siamo, Attenzione. Ah sì, che non partiva il gioco, esatto, esattamente. Come in questo caso, non stava partendo il gioco. Però aspetta, eccolo, è partito. Male, ma è partito. E ho passato per settare il gioco. Abbiamo passato, io ho passato, Andrea non c'entrava un cazzo perché il suo PC funzionava. PC antico, con gioco antico, funziona. PC moderno, con gioco antico, no. Abbiamo passato mezz'ora a cercare di settarlo. E alla fine ce l'ho fatta, ma non mi si vedeva la freccia. Il puntatore del mouse non si vedeva. E poi non si vedevano le croci per chiudere le finestre. Cioè, geniale. Geniale. Adesso da questi due indizi qualche nerd di voi capirà a che gioco stiamo giocando io e Andrea. Esatto, avete capito. Fortnite. Che è sto gocciolio? Che schifo. Dove siamo? Che devo fare? Let's go, go, go. Ah. No, me lo ricordavo. Ma è morto? Ho sprecato un colpo? Me lo ricordavo. Allora, con calma. Cioè, comunque, diciamo che le reni sono tornate al loro luogo di origine. L'utero di mia madre. Però sono a posto. Equip. Ricarica. Ho 10 colpi. Via. Il cane ha bussato alla porta. Adesso sa fare anche questo. Allora, dove... No, la cazzina. Come si fa a rispondere al telefono? Pronto? Hello? Chi è? Hello? I can't hear you. Who is this? Metti giù. Salve, siamo della team. Sono Anna dalla team. Can you help me? What the fuck is going on in this town? Volevamo sapere se è disposta a... E non si saprà mai. Mettete giù perché vi tracciano in quel momento, vi stanno tracciando. Se vi rendete disponibili, dovete poi essere disponibili. Ah, shit. Pronto. Allora,
Cosa dobbiamo fare? Allora, equipaggiamoci il nostro bel fucilazzo. Ah già, qua c'erano i nemici che venivano a farci la festa tutti insieme. Non l'ho colpito. Non l'ho colpito. È bello che è davanti a me. Ah! Double kill. Com'è l'audio, ragazzi? No, ho sprecato i colpi. Com'è l'audio, ragazzi? Ditemi com'è l'audio. Buono. Non è... Figa. E non sono... Ragazzi, cioè, guardate. Non sono le mie mani. È la difficoltà aggiunta al gioco. E l'ho colpito, non so come. Probabilmente questo tiratore scelto abusa di sostanze, ecco. Ho colpito il cestino. Ah! Che cretino! È andato giù, è andato giù. Bene, buono, dai. Ce n'è un altro. Puttana vacca, puttana! Boni, boni! Fammi tirare fuori la... Ya, ya. Mm. Che movimenti sono? Non ho paura. Forse dovremmo risparmiare un po' di munizioni, che dite? Allora, concentriamoci. Equipaggiamo la pistola. La pistola ha ben 0 colpi. Ottimo. Non spara, non spara. Sta arrivando il cane, cosa vuoi? Cosa vuoi? Vuoi salutarli? A posto, salutali. Ciao. Non fare gesti, no. Non fare il saluto. Non salutare loro. Saluta, cioè, saluta loro, non salutare. Vai giù. Twitch contestualizza, è un cane, è un tedesco. Allora andiamo, cerchiamo di capire cosa dobbiamo fare della nostra vita. Via. Ancora! Possiamo saltare sta cacata? No. Non posso. Se muoio, devo rivedere tutta la cutscene. Ehi! Allora, no! Can you help me? Da! What the fuck is going on? Da! Stava mordendo i cavi. You're up on the roof? I can't hear what you're saying. Hello? Hello? Scusate. Are you still there? È andato. Trotterellando via. Perfetto. Vedi? Ha rotto i coglioni giusto in tempo per la cazzina. È proprio un bravo cane. No, 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 veloce, 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 veloce. Era uno shoulder shot perché l'ho colpito sulla spalla. Cazzo, ma perché non guardo? Mi sta toccando. Calmi, Boni, così. È dietro di me? Wow. Aspetta che mezz'ora e carico il fucile. Ho tolto l'asta. Dio. Sì, certo. Ho vinto. Però sto giocando veramente male, ragazzi. Non credo sia buono tutto ciò. Ho ucciso? Ho rimorso in questo? No. Gli altri? The others? Ah, ma li posso uccidere anche così? Ma allora? Non... Ma scusatemi, questo dove cazzo è sbucato? Ho un HP. No, adesso dobbiamo farci tutta la partita con me che... Sanguino! Ma l'importante è divertirsi. Adesso basta, cazzo. Moderatori. Una bella scommessina. Ok, shottato. Perfetto. Ricarichiamo l'arma da subito, cazzo. Dialogo per una terza volta, certo. Dovete soffrire come me. Non è che posso soffrire sempre solo io, ragazzi. Anzi, quasi quasi faccio squillare il telefono per mezz'ora circa.
Con Iliad. Quante, allora, quante abbiamo? Abbiamo Iliad, abbiamo Vodafone, abbiamo Tree, abbiamo Team. Quanti ce ne sono? Quante altre cacate dobbiamo avere nella nostra vita? Fastweb, per chiamare anche Fastweb adesso? Ma è incredibile. Allucinante. Eolo? Dio santo. Linkem? Infostrada? Mi state dando fastidio e non è colpa vostra. E non è colpa vostra. Allora, questi qua posso facilmente ucciderli. In realtà, a colpi di martello. Di martello? Preso, vedi? Non va bene. Bene. Dov'è l'altro che sbuca sempre da dietro? Allora, quello lì lo buttiamo giù così. Easy. Porca puttana. Togli, che sennò arriva l'altro. Non vedo, mi incastro sempre qua. Lo stronzo designer che ha messo questo cancello qua. Adesso da qua ne sbuca un altro. Ok, 5 colpi. Ricarichi. L'ho visto correre. Arrivederci, eh. Ok. Dovremmo esserci, ragazzi. Li ho uccisi tutti? Li ho uccisi tutti? Pare di sì. Buono. Ora, c'era qua un enigma. E che enigma, direi. Talmente tanto difficile da non capire neanche la domanda alla quale rispondere. Vedete? You got the spade. E abbiamo qua una mappa che è apribile e ci fa capire che... Ah già, c'era da scavare in diversi punti. Allora, guardando, noi siamo qua, no? Al centro, quindi se io proseguo dritto per la strada Principe Hill, qua a destra dovrebbe esserci già una sezione da scavare. La posso usare? No. Questa è la strada principale, no? Quindi posso scavare qua. E come si fa a scavare qua? Che è sto suono? Oh! C'è bisogno? Che è sto suono? Dio. Ma a parte, tralasciando il fatto che la strada entra nel muro ed è un po' strana come cosa, c'è uno strano suono, ragazzi. Cioè, intendo dire che c'è il suono che può fare un tornado. Sono bloccato. Cos'è che mi blocca? C'è qualcosa qui. C'è qualcosa. Sono bloccato, guardate, non posso camminare. Ah no, adesso sì. Bene, sto per vomitare anche nel mentre. Si vede il pezzo di terra che devi scavare perché è normale. Terreno normale. Ah, ok, un po' come in Dragon Ball, che quando volevi capire quale pezzo di terra saltava per aria era molto semplice. Era quello disegnato colorato in chiaro, diversamente dal resto della mappa. Sapevi già che Krillin sarebbe esploso. Va bene, sentite, io non ho voglia. Ditemi dove andare e facciamo prima. L'interazione. Qua sulla destra c'è... Che cazzo è sta roba? Che... No. Ah! Ah, teoricamente è qua. Bello. Ci vedessi? Ah, perché con la luce poco cambia. Ragazzi, non riesco a trovare il punto dove devo scavare. Però teoricamente dovrebbe essere qua. Vedete? C'è questo container. Usa la pala. E che cazzo sto facendo da 40 minuti? Aspetta, l'altro era di qua, aspetta. Qua vicino. Vediamo un po'. Sbaglio i tasti. Dice tipo qua. Non tiriamo i pugni. Ma scusatemi, combine. Non può, no, combinare non serve un cazzo. Non me la fa usare, ragazzi. Però teoricamente dovrei scavare qua. Però possibile anche che la stia leggendo al contrario la mappa. Allora, dovrebbe esserci, perché vedete che non è la stessa. In una delle vie dovrebbe esserci una specie di spiazzale, un caseggiato. Qua invece i muri finiscono, cioè le strade finiscono contro dei muri.
Quindi non sembra la stessa, effettivamente. Ogni mistero per Conan è un mistero, perché insomma, in sostanza. Togli il fucile per 4. Cosa c'entra? Vai dietro al container verde. Grazie. Ma dietro si intende questo è il retro? O questo è il retro? Don't work. Vai dietro, ascoltaci. Dove? Io vi sto ascoltaci, però non riesco a capire dove. La terra sembra già smossa. Mi state facendo seghe mentali. È un gioco di 12 anni fa, ragazzi. Tenete in mente questo, eh. So che adesso i giochi di adesso hanno la stessa grafica, ma tenete in mente che è un gioco di 10 anni fa. Equipaggiala, non posso. Posso usarla, combinarla, dropparla. Non posso equipaggiarla, ragazzi. Non mi fa l'azione. Ehi! Scusate. Dovresti dare un rialzo di terra. Ma io sto cazzo di rialzo di terra non lo vedo, però. Mo, mezz'ora per cercare dove scavare. Cerchiamo dei rialzi di terra. Troveremo un rialzo di terra prima o poi. Dietro al muro del container. Ah, adesso vedi, già le cose cambiano. Ah, qui c'è un rialzo di terra. Ok. Ok. E sotto troviamo... Che cazzo? Ah, ho trovato i colpi di un fucile. Non è che dietro di me c'è? No, pare di no. Nessun jumpscare, tranquilli. Nessun jumpscare? Sei star buoni? Calmi? Yes. Buono. Qua? Qua. Via. Yeah. Ora sappiamo cosa fare. Magazzino 20. Eh? M16? Ah, il famoso M16. Dino, se torni indietro c'è l'M16. Dino, se torni indietro c'è l'M16. E invece dietro non ci sono mai tornato più. Questo è proprio uno spiazzo da interazione. Non so se mi spiego. Uno di quei posti dove le persone indossano cappucci buffi e parlano lingue di strada. E si scambiano strane sostanze. E frequentano ancora il liceo. Cosa? Sto cercando dove scavare, ragazzi, ma ci sono solo due chiazze per terra. Vediamo qua. Orca puttana, vediamo qua. Qua, trovato. Ok. Cazzo, potevamo fare però di un altro colore, no? Siringe. Inventario pieno. Fermi. Come inventario pieno? E questo è un problema. Allora, droppiamo la pala, prendiamo la siringa. La siringa... Beh, oddio. Beh, però. Abbiamo il fucile... Abbiamo lo shotgun. Ma tra l'altro, quanti colpi ho del fucile a pompa? Scusatemi, eh. Ah, 0? Potremmo buttarlo giù. No, direi anche di no. Allora, buttiamo giù la siringa. Ma la usiamo? No, 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 droppiamo la siringa. Al massimo penso rimanga qui. Mi ha ripreso la siringa. Un gioco difficile. No, no, non equipala, buttala giù. No, no, buttala giù. Porca puttana, con calma, droppa. Figa, i tasti. Ok, ho schiacciato il tasto sbagliato. Esci dall'inventario, gentilissimo. Ok, buono. Ricordiamoci che qua c'è la siringa, ragazzi. Ricordiamoci che qua c'è una siringa da cattare su da terra. Non si vede niente, non si vede. E ho come la sensazione che prima o poi un jumpscare ce lo tirano. Figa, non si vede un cazzo però. Non posso perdere le diottrie. Qua c'è, parte una strana musica qui. La sentite? Senti? Ma non c'è nulla. E qua mi blocco, come se ci dovesse essere uno... E qua secondo me c'è uno spawn di qualche nemico. Ve lo dico io, in questo momento sono sotto la sottana di un nemico. Ah, qua, guarda. Che sbucherà fuori dopo che scavo una determinata buca. Forse questa. Il carcatore di una Glock. Bene. Questa qua, allora, equipaggiamola e carichiamola. Ah! Ho vinto. Buono. Qua?
Non si vede un ca? Mi sta venendo il mal di testa a guardarmi i piedi, ma che? Vediamo se qua c'è qualcuno. Pare di no, pare di no. Allora, abbiamo fatto... E io che cazzo ne so? Che fatica. Questa qua è una buca? Grazie al cielo, no. Qua c'è una porta. Something is blocking the door. Incredibile padronanza della lingua. Non vedo soluzioni, ragazzi. Non vedo soluzioni. Non so che cosa dirvi. Da piccolino ero solito nascondere i tesori sottoterra. Come fanno i... Senti che suoni incredibili. Come fanno i castori, in sostanza. Ma qua c'è una strada. Ah, forse dentro la roba troviamo... Ok, forse dentro, dentro una di queste buche troveremo sicuramente una chiave. Ero solito nascondere le robe preziose che trovo ai giardinetti, come i bastoni che potevano essermi rubati, i bastoni che si traducono ovviamente in armi apocalittiche. Non si sa mai che qualcuno può ciularmi le armi. O i sassi belli. E poi gli oggetti degli altri che andavo a rubare dopo averli percossi. Tranquilli, non parlo di altri bambini, ma di simpatici vecchietti. Ero piccolo, ero una testa calda adesso. Sono molto più equilibrato con me stesso. Qua non c'è nessuno. Qua abbiamo già scavato. Ragazzi, io sto perdendo tempo e sto perdendo il vostro tempo, ancora ben più prezioso. Voglio risposte. Qua abbiamo già scavato. Qua riparte l'audio del cazzo. Dove merda devo andare? Dove devo andare? Dove devo andare? Non c'è niente, non c'è più nulla da scavare qua. È due ore che sto scavando. Vabbè, sentite, facciamo una roba. Intanto l'insulina ce la spruzziamo. Perché perlomeno siamo full vita. E vaffanculo. Non guardate che è diseducativo. Ah! Perfetto. Il nostro l'abbiamo fatto. Poi è così che ci si gode il momento. Salva? E come salvo? Non posso salvare, non esiste il salvataggio. Mi sto urtando da solo. Ma non è che devo scavare per terra? Cioè, nel senso, quello che è, ma ci siamo capiti? In un posto che non sia la terra? Vedete che ogni tanto mi blocco. Cos'è sta roba? Guarda, perché sono bloccato? Sono bloccato, non posso più muovermi. Qualcosa mi sta seguendo. Ragazzi, le buche sono tre però, ma con tutto rispetto, sono veramente tre. Cioè, che cazzo? Adesso non è che posso stare qua a mezz'ora a cercare la texture diversa per scavare tre buchi di merda per trovare una chiave. Che cazzo è? Qua l'abbiamo trovata, qua l'abbiamo scavata. No, qua non ci sono, qua poi alcune buche non ci sono nemmeno. È finito l'audio. Niente, ho vinto. Domani c'è lo showcase, ragazzi. Domani facciamo una live particolare. Siateci. È lo showcase di Sony. Lo showcase. Qua c'è una strada. Vediamo se qua c'è qualcosa. Ah, vedete? Hanno letteralmente texturizzato il riflesso e appiccicato. Ma non è che questi ci dicono... vedi, questo ci dice di più. Perché questa è una nuova cartina. Looks like I can take shortcut. Non ho letto. Trading Saxon Avenue. Allora, Saxon Avenue possiamo prendere uno shortcut. Non andate. Non prendete la metropolitana, non fatelo. Pericolo shortcut. Qua dietro, guarda. Ah. L'ho trovata. È fatta. L'inventario è pieno. Vabbè, droppiamo sta roba che non serve più. Buono! È forse il momento di avere paura. Ah! Appropinquatevi dunque per il ridicolo.
per il ridondante. Ah. E l'ho presa in pieno. E muori, muori. Ah, che? Fermo. Oh, si muove, si muove. L'ho ucciso. È caduto dal lettino. Quanti colpi c'ho? Pensate di... Pensate a un pazzo che spara... Non mi può colpire qua, sono dietro l'albero, vedi? Orco boia! Buono. Vediamo se la mia teoria era giusta. Dov'è che sono morti? Sono spawnati più o meno nella zona dove partiva la musica. Più o meno, più o meno. Vabbè, abbiamo la... Abbiamo le chiavi, ragazzi. Via. Abbiamo vinto. Ah già, giusto. Let's go. Ci sarà sicuramente un salvataggio. A posto. Bene, bello qui. Ah. No! Che sto suono? Ah. Sento qualcuno ridere. Porte verdi? Un pugno in un occhio. Veramente un pugno in un occhio. Ah, non vedo, non vedo, è buio. È buio, non vedo. E non vedo, è buio. Ah, ah, cos'è quello? Che è sta musica? Ah, 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 ah. Provo paura prima di avere paura, così che... Poi quando avrò paura non ho più tanta paura. Ah, ah, ah. Vedete? Funziona. Stiamo per avere un jumpscare colorito. Buoni. No, ho preso la porta giusta. Non ti girare. Esci, esci subito che c'è roba, c'è roba. Non sono ancora pronto mentalmente. Sì, ma che suoni sono però. Ce l'ho qualche munizione per sta roba? No. La pistola com'è messa? Non ho più niente. Non ho più niente. Merda, merda. Non so che bestie incontreremo, ragazzi. Nel dubbio stiamo per avere un jumpscare. La finestra è rotta. C'è qualcosa qua dietro. Io non avrò paura. Consapevoli di ciò. Ah. Oh. Ma scusa. Ma non c'è nessuno. Ma che cazzo? Va bene. Ok, abbiamo 5 colpi del fucile. Salvataggio. Ottimo. Siamo full vita. E qui c'è una tazza selezionabile. Rosa, una tazza rosa. E... Ah, ottimo, giustamente. Queste, dovete sapere, questi sono i forni a induzione della mia cucina. Forse li avete anche visti in qualche live. Ed effettivamente è lì che stendo i panni. Ma che è sto suono? Cioè, lo sento ma non lo vedo. Cos'è, un leone? No. E... Cazzo, ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta al primo colpo. Non va bene. Ah, non va bene. E io non guardo, io non guardo. Devo saltare? Sde... Eccellente. Ok, qua si sale. Jumpscare, 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 jumpscare. Shh, 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 shh. Non vedo un cazzo. Non vedo un cazzo. Altre scale. E se vado di qua? Oh, muoio. Ah, che cazzo è quello? Ah, ah, ah. Ah. E bisognava put him down, ragazzi. Ma l'avete visto che cazzo è? Cos'è quell'altro? Munizioni. Ah, va che c'è lì. È morto? Che cazzo? Ah, ma posso stoppare? Ottimo, ragazzi. Si può dunque prendere la mira. Cioè, stoppare, fermare, respirare. Yes. Aia, porca puttana. Arrivederci. È diventato Counter-Strike veramente, comunque. C'è roba lì? C'è, ho visto qualcuno tantissimo. Ma questi colpi che troviamo di fucile... Che cazzo era quella roba? Forse per lo shotgun, aspetta.
Oh, sì, sì, sono fucili per lo shotgun. Sono fucili per lo shot. Allora, teniamoci questo, va. Però adesso dobbiamo capire come tornare indietro, perché da qui pare non si possa. Ah, invece sì. Non cade! Vedete? Divertitevi, ragazzi, divertitevi così. Divertitevi al meglio. Farvi i video simpatici mentre scalate i balconi di casa. Con le frasette da Instagrammer del cazzo, tipo questi muri non mi fermeranno, io vado ben oltre. E poi questo succede. Fate preoccupare i vostri genitori. Fate preoccupare i vostri genitori. Scusate. Ma ho sentito uno strano suono. A parte il mio... Sera! Sono stato io il jumpscare. Incredibile, incredibile. Allora, cerchiamo di non morire. Ma come? C'era anche un caricatore per la pistola. Ma allora? Ma ogni volta che muoio mi danno più roba? Questo spiega diverse cose. Questo spiega il perché io sia dannatamente bravo. E competente. Però qua non voglio morire di nuovo. Non vedo niente, cioè, non vedo letteralmente un cazzo. C'è un posto, un modo più sicuro per non... Non cadere! Non cadere! Non farlo. Non ne vale la pena. Ok, stiamo molto calmi. Ho vinto. Ho palesemente vinto. Ancora abbiamo le munizioni per il... Per il robo. E ancora, per l'M16. Cioè, se non ci danno sto M16 in qualche altro modo, ragazzi... La vedo dura. Ah, ma qua si ritorna su. No, 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 sbagliato. Allora, scendi giù. Non può... Oh, oh! So scendere giù. Ok, non vedo niente, Che è sto suono? E quindi? Che è sto suono? Che succede? Oh! Shh. Dove devo andare, ragazzi? Devo scendere? Non credo, di là non c'è nulla. Dove devo andare, ragazzi? Vai a salvare. Giusto, giusto, ottima idea. Questa è effettivamente un'ottima idea perché... possiamo tornare indietro. Più o meno, credo. Ah! Vedi? Perfetto. Ottimo, ragazzi. C'è una porta nella stanza. Ah, questa, sì. Però è chiusa. I won't budged. Immagino io debba proseguire per una di queste stanze qua. Guardate, eh. Vediamo un po' se ho ragione. Permesso? Pensa così, trovarti... Sei nel bagno, sul tuo bel lucernario che dà sulla strada, nel mentre guardi di sfuggita con quel taglio d'occhio riesci a vedere perfettamente il vicino di casa che si prepara la sua bella pasta, e sei lì seduto sul cesso e ti compare un tizio armato di telefonino che ti vuole scattare una foto con la pistola. Qua, io passo di qua. Ah! Sono fragile. E niente. Prova a sparare sulle finestre. Ma io non sono un arrogante come voi. Vedete cosa mi avete fatto fare? Ottimo. Ora lo sapete. Evidentemente qua non c'è un cazzo. Questa porta? Won't budge. Questa nemmeno. Questa nemmeno. Questa neanche. Torniamo giù, vediamo se c'è un'altra porta. Sto andando troppo veloce per i miei gusti. Qua? Nemmeno. Ritorniamo giù.
Stanza con la porta bianca. Devi aprire quella. Ragazzi, ma... la porta di prima? Scusatemi, perché qua... Ho sentito un suono, ho visto cose, ma non c'era niente. Quanto va veloce il personaggio oggi? Dov'è? Di qua. Adesso, scusatemi, adesso. Togliamoci una curiosità. Intendete questa porta qua? Questa? Nessuno risponde. Sì, perfetto. Ottimo. No, perché è incredibile. Sembra che non state guardando lo schermo. L'ho fatto 10 secondi fa. Era l'altra. Magia. Dio mio. È difficile, comunque. L'unica che resta è un'altra porta da qualche parte. Allora, qua ci siamo già stati e non ci è un cazzo, non è vero? Esatto. Ho l'alitosi da caffè. Fatemela togliere come può. Ah, che è stato? Ehi! Sti suoni non vanno bene. C'è qualcuno qui, quindi è la strada giusta. Madonna. Qua ci sono dei nemici, quindi c'è una questa è la strada giusta. Devo scendere giù di qua. Ma come? Non c'è una scala qua, forse? E poi perché non posso scendere da... Ah, che brutta idea. Che brutta idea, Johnny. Dio. Difficile. Non lanciarti di sotto. Madonna. Ma che cazzo? Devo vedere se è vera o se era finta. Tutto qui. Ma la vedete? Che cazzo è? Che è sto twist incredibile? Ma allora ci sono altri personaggi? Ci sono altri NPC? Ma è incredibile. Dobbiamo andare di là, allora. Credo, a sto punto. But how? Qua il tetto non è giocabile. E quindi, insomma... Ok. Secondo me bisogna entrare queste finestre. Magari con il coltello le posso rompere. Perché alcune porte, alcune cose non si possono rompere solo con il giusto strumento. È abbastanza ovvio, però capitemi. E ritorniamo di qua, ragazzi. Non so cosa dirvi. Posso magari saltare? No. Allora, mi pare che la strada non sia questa. Sarà la donna che ti chiama? Ah, già, è vero, la tizia che ti diceva sì, sopra te, bravi. Allora, mi mettete di guardare qua dentro perché forse dentro la tazza c'è qualcosa. E invece no. Ho sbagliato tutto. Cancella. Ho cancellato i salvataggi? Ottimo. Ragazzi, chi si ricorda della tipa che mi ha chiamato? Voi non avete ancora capito qual è il mio problema. Qui c'è la porta bianca che effettivamente dovrebbe portare alle scale di là. E io non ho chiavi, quindi o serve una chiave... E ma è un casino. Come cazzo fare, ragazzi, per arrivare dall'altra parte? Perché da lì non si sale. Forse se faccio un bel salto assestato. Ah, qua non c'è proprio nulla dietro il muro, è proprio un finto. Se faccio un salto assestato di qua. Baciò il pavimento da 15 metri d'altezza. Gli era molto affezionato.
Si è impalato il gioco? No, ok. Sono sicuro che si possa fare quel salto. Lo farò per altre 3-4 volte. E mentre sto camminando scalzo sui ciocchi di vetro. Ok. È fattibile. Vai dove è ucciso quello appeso. Quello appeso? Quello sull'albero di là? Ma ci sono già stato di qua, ragazzi. Ci siamo già stati di qua. Non c'è posto. Non c'è nulla di qua. Ah, c'è una strada. Ma vaffanculo, dai. Ma che cazzo è? Ma porca troia, ma dai, guarda che roba. Il cornicione. Sento suoni. Ah. Arma alla mano. Calmi. E non si vede. Ah! Ok. Ok. Merda, 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 merda. Ah, ok, era proprio. Sophie? Sophie? What the hell are you doing here? Madonna. Oh, hi, Simon. What? I don't understand anything now. What is it that you don't understand? Ma che... What do you think? Scusate, mentre vi spruzzo. Notare come From Software 2012 c'era il labiale nei videogiochi, ma andiamo avanti. I mean, suddenly you just turn up on these rooftops? Ma ha cambiato doppiatore? Da quando parla? Rooftops? Monsters? Simon, you're scaring me. Scaring? What the fuck? This is just sick. Well, attenzione. Maybe it's just... La verità sale a galla. Let's talk about something else. Certo, c'è un pazzo con delle siringhe di morfina e delle pistole. Parliamo di qualcos'altro. I don't know. I'm just confused. Si è dislocato le spalle. Not too bad, thank you. Better now that you're here. Madonna santa. I'm glad you're here too, Sophie. I've been alone all this time. I see. Sounds tough. Figa, sembra un romanzo polacco. But what about yourself? Why are you here? Are you Amazing. Hiding up here from those things? No. I really don't understand what you're talking about. I'm just thinking. I pugni. Si sta preparando per tirarti un jab sull'ugola. Do you remember how you got here? I don't know. Certo, tutti sani di testa in sostanza. I woke up myself, but it wasn't an alley and incredibile. I can probably show you. No, hush, Simon. Can't we just sit here for a while? Cameraman, dove vuoi riprendere? Il sottotetto. Yeah. Yeah. Sure. Quindi, ma che si fa? Si vestono così per scelta o qualcuno li costringe? Do you want to know something? Tipo che non c'è il parapetto, yes. E basta uno starnuto, yes, dall'aria e volate giù. I want to know just what in the fuck is going on here. Is it about that doctor guy? Doctor guy. Doctor? Incredibile. Simon, please. No, I mean about school. School? Ah, vanno ancora a school? Bene. Yeah. What? Well, I don't know if you knew, but I always had a hard time at school. You were pretty much the only guy who was kind to me. I never said it, but I really want to thank you for making my life a little bit more bearable. You're a cute guy, Simon. A cute guy, Simon, al cinema. Yeah, you did have it pretty rough. Thank you. Non sarebbe bello vedere altro, cioè. Grazie, ok. I guess I helped you because I liked you. Attenzione. You were one of the prettiest girls at school and I don't know, I just. Quindi potete essere aiutate solo se siete belle. Questa è la morale di Cry of Fear. I love you, but I
think I could if we got to know each other better. Non ti amo, ma penso che potrei se ti conoscessi meglio. Ma spedito, ragazzo. I never had the courage. I mean, I wasn't exactly the toughest kid in school, was I? But now we're here alone. I feel stronger. Cioè, quest'uomo. I've always liked you, Sophie. Così. Oh, Simon, I don't know what to say. I always liked you too, but not in that way. Ma no, ma poverino, la friendzone. Ma puoi friendzonare un uomo armato, munito di morfina anche? I'm sorry. Beh sì, sta a vedere. Guardate il panorama. Incredibile, emozionante. But... oh, shit. Damn, so much stuff has happened lately. Dica. All this craziness, darkness... Spavento! Ciao. I think I'm going crazy. I'm so glad I found you. Era un bel momento 5 secondi fa. Era un bel momento. Yeah. Sì, comunque dialoghi migliori del cuore, sì. Was it you who tried to phone me, by the way? Yeah, I wanted to talk to you. To get away from it all. Oh, but what? Out here? No. Attenzione. From everything. Fa l'insensato gesto. Che cazzo è quella roba che gira là dietro? Ah, è una ventola. C'è della Coca-Cola lì sul tetto. You know full well what I mean. Per favore, dammi un motivo per smettere di bere. No! Ottimo. No, no, no! Sophie. Why did she? Ah. What the fuck? This doesn't make any sense. Va. Sofia, che ti han fatto? L'ami anche così? Vabbè, l'ha buttata giù lui in preda a qualche raptus e cocktail di droga. Carcass! Bene! Allora, come ti uccido? Cosa fai? Qual è il tuo... Dove, a cosa sei appeso, tra l'altro? Ma gli devo sparare! Sì, gli faccio del danno. Ma suppongo che gli faccio più danno se gli sparo col fucile da cecchino. Ne è vero? Vabbè, finché stai lì... concitati momenti di terrore. Il povero Simon si accorge di non avere più speranza. Solo rabbia. Quanta vita gli levo. Guardate che bel dettaglio che si vede il personaggio. Cosa sta cacando? Cosa sta cacando? Avete visto che si vede nel mirino, si vede il personaggio? Incredibile. Ah, se viene più... Ah! Oh! Le facce, mi sparo le facce! No, 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 no! Non vale, non vale! Mi stogli un botto di vita. Mannaggia il cazzo, basta! Non ho più munizioni, non ho più munizioni. Basta, 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 basta! Riparti! No! No, Fide, no! Gioco del cazzo, dai, dai! Non riesco ad entrare neanche in una finestra. Allora, quante munizioni ho per la pistola? Tiro fuori il coltello. Sappiamo dove andare, ragazzi. Let's do it. Ma sì, ma ragazzi, tranquilli, tanto saltiamo il dialogo. E chi sarà mai? Non so più correre. Aspetta, non ho più stamina. Aspetta, non so più correre. Aspetta. Ora, non posso più correre, fermi. Tra un quarto d'ora recuperiamo la strada. Datemi tempo, deve salire la barra blu che c'è a sinistra. Non la vedete perché c'è il logo del canale. Ci mette circa 13 minuti. Ma sì, ma basta avere un po' di pazienza. Grazie, Lucas. Ah, e certo, adesso rifacciamo, rivediamo tutta la cutscene per un istante di computer grafica dove un manichino... con le sembianze femminili si getta giù senza pathos, tipo il piccione del meme, dal cornicione del piano, dell'ultimo piano. Geniale.
terapia. Allora, è un cecchino. Proprio come... Allora, però, io mi devo incazzare sto gioco di merda. Ma non gli ho levato un cazzo. Ma non gli devo nulla. Sta spruzzando. Come ha fatto a prendermi? Non mi può prendere qua. Ha finito? Non so se ha finito. Ho ancora un colpo. Ah no, ho ancora il caricatore. Ma andiamo. Basta? Questi sono tutti i colpi con... Fine. E niente, abbiamo già finito i colpi. Amazing. Incredibile. Ma che schifo. Beh, ma perché ragazzi? Sono i suoni... di un colon e di intestino pulito. Il problema è che adesso fin là non ci arriviamo. Allora, ci saranno delle munizioni qua in giro, immagino. Ah, ma fin là lo prendo? Lo prendo? Bene, bene, molto bene. Ok, sparandogli tutto ciò che ho, più o meno, mancano due colpi ancora. Il simpatico amico è sotto la metà della vita. Sono sicuro che qua da qualche parte ci saranno altre munizioni. Quindi, cerchiamole. Troviamo. Ah no, ho ancora quattro colpi per la pistola. Perfetto, perfetto. Che faccio? Ne butto altre? Eh? Non sparare! Cerchiamo le munizioni, ragazzi. Con molta calma troveremo le altre munizioni. Guardale lì, vedile lì, le vedi lì, le guardi lì. Guarda che qua c'è il caricatore. Perfetto, perfetto. Tutto sta andando secondo i piani. Ah, che schifo di suono. Ah, ma queste non sono munizioni, sono mattoni. Però non so se fin là posso arrivarci. C'è altra roba? Buono, buono. Porca puttana, sembra il nonno quando si strozzava con la minestra. No, 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 fe! Maronna, no! E che? Spurgatelo! Spurgatelo! Niente. Cheese! Porca puttana! Ho il pieno controllo della situazione. Lo sto ferendo. Spero non ci sia una seconda fase. Non devo sparare dov'è, ma dove sta andando? Un incredibile gioco basato sul realismo. Allora, le teste fin là non mi colpiscono. Sicuramente qua... finiscila. Non vedo. Allora, non mi sta sparando. Ma da qualche parte ci sono altre munizioni. Qua! È Coca-Cola, è Coca-Cola! Ah! Corri, 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 corri! Ok, ok, che noiosissimo gameplay, che noiosissima boss fight. Cioè, in sostanza non devi sprecare munizione. Cioè, devo sparare a un bersaglio che si muove di 3 metri... È sparito? No, è lì. Come faccio adesso? Vi piace questo suono? Bene. Oh, ho vinto. Che cazzo, ci saranno degli altri? Ci saranno degli altri colpi da qualche parte? Non cadere, non cadere, non cadere. Ci fossero i colpi. Se avessi l'M16, il famoso M16. E ragazzi, come faccio ad accoltellarlo? Guardate dov'è. No, mi sta sparando. Mi stava sparando, ragazzi. Boni. Oddio, 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 oddio. Abbiamo finito tutte le munizioni, sì. O gli sputo anch'io di rimando.
e non so che cazzo fare. Perché qua di munizioni non ce ne sono, più che altro non si vede niente. Lui è distante. E vedete, non ci arriva. Come faccio? Allora, se fa un suono differente, eccolo appunto. Basta. E se potessi ricolpirgli le teste, magari le teste gliele rimando indietro? Proviamo, testiamo, vediamo. Non lo so, magari funziona. Sputa! Una sola, eh! No, e invece no, e invece no, no, e invece no. Figa, togli un botto di vita quella roba. Forse su questi tetti c'è qualcosa. Immagina il doppiatore. No, vabbè, ma il doppiatore avrà fatto un suono, poi gliel'ha mandato in loop. Lì forse... No, quello è un albero clippato. Porca troia, però. Cioè, io come faccio a fare una boss fight che si può fare soltanto con i colpi di pistola se non ho munizioni? Cioè, veramente non hanno pensato al fatto che posso arrivare a un punto del gioco in cui non ho tutti i colpi? Cioè, non ci credo. Cioè, per fare sto livello devo avere 500 colpi nell'inventario? E non può... ragazzi, non c'è modo. Vabbè, non ho sparato sempre alla pancia, ho sparato in testa. Però avrò sparato 4 colpi in testa. Fatto sta che comunque non ho abbastanza munizioni. Non ci posso credere, non ha saltato all'ultimo. Non ci posso credere. No. Non è possibile, ragazzi. Se carico adesso spreco i colpi per dopo, ragazzi. In questo gioco non devi caricare l'arma. Questo gioco, caricare, è sbagliato. Preserva i tuoi colpi. Preserva te stesso. Sto per volare giù. Hai provato a guardare sotto di lui? Dove è morta la tipa? Non mi interessa, francamente. Cioè, questo è il rispetto che ho per quel personaggio. Che, a quanto pare... Ci perseguita dall'inizio del gioco. Non so neanche chi cazzo sia. Comunque adesso gli sparo in bocca. In pancia, scusate. Gli sparo in pancia da vicino, però. Guarda, Forse devo sparare in pancia mentre sputa? Sì, gli tolgo molto di più. E puoi mirare? Mira! Però mi sono mangiato. Non ho colpi adesso. È proprio un gioco molto bello, molto realistico. Sì, li tolgo molto di più, ragazzi. Siamo già a metà vita. Non ho... Allora, dov'è che erano i colpi dell'arma? No, basta, li ho finiti. C'era lì un caricatore e basta, allora. E va bene, allora. Apriti! Non lì, più vicino. Apriti! Allora? Dai, credo in te. Che carino, guarda come sbraccia. Ho vinto. Non gli levo un cazzo, ragazzi. Non gli levo un cazzo, non gli levo. Dimmi me. Dai! Ah! Si può? Dai, Fide! Oh! E non vanno. Per favore. Però è un cecchino, ragazzo. Basta. Siamo ancora a metà vita, ragazzi. Però io sono abbastanza carico e positivo. Credo di potercela fare. E mentre sentiamo questi meravigliosi suoni che ci accompagneranno per tutta la boss fight. Voi avete notato una differenza nel danno? Potete dirmi se effettivamente sta funzionando? Qua non mi prende. Credo. Open up.
E non open up, non open up. Open up. Dai, su. Penso di sì. Penso di sì. Guardate la barra della vita quando gli sparo. Allora, così e senza pancia aperta. Avete visto? Così e con la pancia aperta. C'è differenza o non cambio cazzo? Funziona? Differenza? Marcata? Leggera? Visibile? Sta cercando un modo per fottermi. E invece è rimasto fottuto. Guarda come che carino come sbraccia. Dai però, non ho tutta la sera. Grazie. È uno di quei giochi simpatici dove per mirare devi effettivamente mirare. Che cazzo, da dove sto sparando? Come l'ho messo il fucile? Sotto il capezzolo? Fai a... Una bella sensazione di fresco. Dai che ci siamo. Allora, ho ancora 4 colpi. Ragazzi, è definitivo. Cioè, se non lo uccido adesso ho finito tutti i colpi che ho. Oh merda. Mi prende. Però forse riesco ad ucciderlo con quei 4 colpi. Devo stare abbastanza vicino. No. Basta, vieni qua. No. Vabbè, ma ci passa attraverso. Ok, vieni più vicino da me. Non viene da me, lo sa. No, non riesco a colpirlo, non gli faccio tanto danno, perché questo qua è un fucile a pallettoni, deve avvicinarsi, ragazzi. Gli faccio più danno se si avvicina. Perfetto. È uno stolto. Ok. Vai. Uno. Due. Tre. Quindi? Ah, la signorina è effettivamente caduta giù. Ma secondo me l'abbiamo uccisa. Noi. Cioè, non è che era nella nostra testa. L'abbiamo proprio uccisa noi. Che poi nella nostra testa ci sia... Ma qua c'è una strada? Ah, no, è quella che abbiamo preso prima. E dove devo andare? Scendo giù da lei? Che cazzo ne so. Ma è la strada giusta? No, non è la strada giusta. Non vedo nulla. Vedessi qualcosa? Sì, vado a salvare. Lo so. Si è uccisa, poi ha iniziato a drogarsi. Allora. Cioè, questi si sono a malapena, si conoscevano a malapena. Lui è un debole per lei. Lei lo vede soltanto come un amico, semplicemente. Le piace, però perché è stato gentile con lei. L'unico che è stato gentile con lei, frase finta. E lei si ammazza e lui inizia a drogarsi. Non attaccatevi alle persone, non sia mai che si ammazzino, ragazzi. Cioè, questa è la morale del gioco. Poi ci rimanete male. Ah, bastava scendere. Ottimo. Eccoci qua. Buono. Hai prosegui. E mo? Saranno nemici in giro, però. Io non ho più armi. Ottimo. Ho soltanto un fucile. Un colpo di fucile. Sta per scoppiare una parete. Sta per cicciare fuori qualcuno. No. Attenzione. Devo rifare il parco, ma davvero? Salve. Sera. Ah. Com'è? C'è roba da lottare? No. Bene, buono. Ok, quindi lei è morta. Uno spettacolo agghiacciante. Ah, che brutto, Simon. I love you, Sophie. I have to leave. Please. I fucking love you. I fucking love you.
Drowned in Sorrow. Ma qui... ah. Abbiamo la keycard, perfetto. E... vabbè, la puoi amare anche da morta, nel senso. E mo' che abbiamo la keycard... è partita una musichetta emo. Dovete andare, sta roba, cioè io... che cazzo mi dico? Io cosa dovrei farci con la keycard? Cioè... cosa apre sta keycard, ragazzi? Cosa apre sta keycard? Sì, sì, anche nel... giusto, bravi, avete un ottimo occhio, mi piace questa roba. Anche nel ricordo, se avete notato, avevano gli stessi vestiti. Perché non sono mai cambiati. La morfina l'ho già presa, ragazzi. Ci sarà qua una porta da aprire con la keycard? Non si vede un ca... dove mi trovo? Questa? No. Ultima porta di sopra. Non me ne voglio andare da qui, mi trovo bene. No, basta. Forse questa porta qui adesso? Non ci voglio più stare qua. E beh, no? Questo affare lo scambio sempre per una testa. Dobbiamo tornare indietro, ritorniamo indietro. Notare però che ogni appartamento, ogni condominio è riprodotto fedelmente. Vi faccio vedere questo piccolo dettaglio interessante, poi non rompo più i coglioni. Notare come all'ingresso troviamo la rampa per le biciclette, ma anche per i disabili, che appunto viene posto qua il disabile e portato dall'altra parte con estrema facilità. Dopodiché sono cazzi suoi. E voi direte, c'è l'ascensore? Beh, non funziona. The elevator won't work, non vuole lavorare, è diverso. Come vai su? Ma decidetevi. Decidetevi. E niente. Come sali su? Ma mi avete detto di tornare indietro? Ma ragazzi... ma la mettiamo la testa a posto? Che cazzo sono? È giusto che io sia qua? La keycard, dove devo metterla? Dove ce la devo infilare? Di qua? Ah, aspetta, qua! Qua! Ah, sì, sì, qui. Oh, vedi? Ciuccio torna. The door is now unlocked. Yes. The door won't open. Ah, ci stupiamo, the door won't open. Strano. Questa non è una porta, perché è murata. Caricatore. Molto strano, molto strano. Molto strange. Carichiamo questo. Devo entrare lì? Ah! Ho sparato un colpo per errore. Non volevo più... porta è chiusa. Ma questa no. Bello. Ok, ok, perfetto. Sono coraggioso. Ok, perfetto. Ok, qua non c'è un cazzo. Qua dietro la... mi ha lasciato la pistola! Cosa vuol dire? Che ho un'altra pistola? O... posso farla a Kimbo? Kimbo... e come faccio a combinare? Dual wield! Beh, incredibile! Come si fa? Si fa? Non si fa?
Non lo fa. Ma cos'era quel mostro? Un mostro nuovo? Allora, questo... Mettiamoci nella testa che questo non serve, ok? È tutto illuminato, non si può aver paura, è tutto al buio, tutta la luce. Visto? 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 Passetto alla volta, passetto alla volta. C'è un salvataggio, non può succederci nulla. Ci ha dato una morfina? Come mai? Teniamocela. Oh, oh, spara! Che cazzo è? Ah, ok, mi danno i colpi le loro pistole. Ma questi sparano? Non va bene. Ottimo, ottimo. Ma che? The Block. Bonnie. Non puoi fottere nel mio quartiere. Ok, ottimo. Non spe- no, vedi che adesso inizia la Call of Duty a ricaricare ogni colpo. Sto sprecando caricatori. Fermi. Sono un po' scosso. Napoli. Ok, ci siamo. Ci siamo. Orca troia. Ok? È il momento di usare la morfina. Perfetto. Sul caricatore. Con calma, ragazzi. Poi alla volta... Guarda chi c'è lì. Ti vedo. E non riesco a ucciderlo. Perché è nascosto. Meno male che non sanno sparare. Sì. Manco Chuck Norris con i suoi proiettili roteanti. E con i suoi calci vaganti. Ce n'è un altro. Ce n'è un altro. Lo posso sentire... Nelle mie viscere, che ce n'è un altro. Ah, qua c'è la metropolitana. Ah, questa è famosa Saxo Avenue. Buono, che ore sono? Abbiamo un quarto d'ora. Ma sì, andiamo a scoprire. Permesso. Qui non possiamo nutrirci. I need to place a fuse in order to unlock the door. Serve un fusibile. Che io non ho. Serve un fusibile che io non ho. Dove cazzo lo troviamo il fusibile? Madonna come vibro. Buono, fusibile. Allora, se una cosa mi insegna il ragionamento, la deduzione, se noi seguiamo... Che sta succedendo in casa mia? Se noi seguiamo i muri delle pareti, troveremo prima o poi una porta apribile. Tipo questa. No. C'è una porta di là, però. Quella. Lì non ci siamo andati. Ne è vero? Salviamo? Che tanto, voglio dire, ormai. The door don't locked. Perché is badged. It won't slam. Quindi? Dove lo troviamo un fusibile? Io non capisco la loro lingua perché è scritta in caratteri antichi. Siamo stufi. Possiamo omologarci al resto del mondo, eh? Nosi. Qua non posso passare. Minchia che volo. Ah, possibile che sia un passaggio segreto? Non so di quale sostanza io stia facendo uso in questo momento. Qui c'è una penna. Sono abbastanza sicuro che se mi ci infilo... Ma guarda, il personaggio è palese che va a rubare di professione. Sarà in grado di passare il corpo attraverso due sbarre, no? Eh? Mi ricordo che questi nemici, se gli vai vicino, ti uccidono. Beh, mi sparano, vedi un po' te. Quindi immagino che comunque non mi devo avvicinare. Le scale mobili sono accese, vedi lì. Ah, grande, è vero. Magari ci sono... C'è un fusibile nel macchinario. Nel meccanismo. E dove si... Qua. Eccoci. Mi hai dato la speranza. La speranza è stata mal riposta. Ora io sto soffrendo più di prima, più del dovuto. Questa è solo colpa tua.
Non direi di no. Però era una è stata una bella pensata. C'è una strada sulla destra. Cerchiamo sta strada sulla destra. Qua? No, perché queste porte sono disegnate. Disegnate col gessetto. Qua ci siamo già stati. Spero che non... Spero... Ah, eccoci qua. La strada sulla destra, che in realtà è la sinistra. Ormai sono abituato ai vostri. Attenzione. Sono io lo sceriffo. Conduco io il ballo. Calmi. Qualcosa la sta bloccando dall'altra parte. È il caso di dirlo, non ci ho capito una sega. Che è successo? Ma che è successo? Ma scusate, ma chi era? Ma poi è tornato ancora. E quindi cosa devo fare? Devo scappare da sto qua? Bonnie, no, devo camminare, non correre. Cammina, niente correre. Cammina. Oddio, non ti girare, non ti girare per l'amor del cielo. Fai bene a camminare. Fa bene a camminare. Ah, ah. C'è la porta rotta, c'è la porta. Sì, ma faccio più casino strisciando che camminando. Ah, ho capito il gioco. Prendo il fusibile e esce da qui. Oh mio Dio, no. Oddio, no. Oddio, no. E quindi mi sono chiuso dentro per... È un sistema di sicurezza. Allora, dobbiamo chiudere lui dentro qua. Si può fare. Basta non morire prima di farlo. Semplice. Ok, non c'è niente. Pensavo di aver visto una morfina, anche se è abbastanza inutile in questo momento. Calmi. Via. Oddio, non mi... Perfetto, perfetto, perfetto. Si prosegue. Ah! Si prosegue tranquilli. Calmi, così. Dino l'M16. C'è l'M16 di Dina. Dina! Questo sento io. Però lui si ferma al bastardo, si ferma là dietro. Perché? Devi rompere le assi? Proviamo. Non va giù, ok? Che cazzo è sta? Ma mi state fregando, vero?
state fregando, mi state palesemente fregando. Non va bene, non va bene, non va bene. Chi è? Grazie Daxin per l'uno. Ho quasi temuto, No, ho fatto lo scatto da solo e mi sono spaventato. Perché devo essere così atletico e performante? Cosa c'è qui? Niente, perfetto. Ok, ok, ok. Mi è familiare questo posto. Ci ho vissuto in zone del genere. Ok, ok, ok. L'uomo ratto vive in questi luoghi. Che... Vedi? È morto. Ma muori! È morto, è morto, è morto, è morto, è morto, è morto. Lo si deduce dal fatto che non si muove più ed è steso là. Ok, c'è una bicicletta arrugginita. Ok, perfetto, sta funzionando. Ma che bello! Guardate! Che bello questo posto! Ma che meraviglia! It's locked, fa il suono di una porta di legno, ma è una grata d'acciaio. E ste... qua? Ma cosa, cosa ce ne mettiamo a fare alle porte se tanto non funzionano? Questa macchina? Questa Audi? Però attenzione, Audi... I cerchi sono cancellati, quindi è... A. D. A. D. Hood. Eh sì, è Hood, basta, basta. Hood. Bene. Sembra uno di quei vicoli da transazione. Qua, ragazzi, si spaccia... per sopravvivere, ma anche per giubilio. Qua ci sono dei soppalchi, una musica creepy. Vi meno, vi meno, vi meno. Ok, ci sono due strade, non mi piace, non mi piace per niente. Qua è dove le ragazze sensibili leggono i libri. Lontano da tutto. Non mi piace. Ah, dovrei salire qua sopra? Ma non c'ho un cazzo voglia. Ma che è? Torniamo a gambero. Perfetto. Vedete? La strategia del gambero. Non ho triggerato. Non ho triggerato il nemico. Oh porca... Ok, 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 ok. Sto male. 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 Sto male, sto male. Il mio livello di rabbia sta aumentando di un per... di proprio di 1% ogni salto. Ok, ce l'abbiamo fatta. No, no. No, 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 no. I vetri che allertano la roba. I vetri, la paura. Bella bottiglia di vino. Che sta dicendo? Un delirio. Piante? Shh. Non... non bene. Calmi. Quella porta si rompe ed esce un nemico. Guarda! No? Ok. Ok, ottimo. Sda, ok, perfetto, abbiamo preso dei dardi da fiera. Non vedo nulla, non vedo. Stavo per dire nulla. Ok, come faccio ad arrivare di lì? Ah, volando, giustamente. Qui, ok. Ok. Ci sto prendendo la mano. Ci sto prendendo gusto. Scusi.
Sì, io adesso. Ah, perché il vetro è infrangibile. Ma certo, ma certo. Ah! Ehi! Ma che? Django? Ah, da lì siamo entrati. Non riesco... Ok. Unisce e ho caricato. Ma cazzo, che vizio brutto che c'ho, eh. Ma guarda che è proprio un brutto vizio, eh. Ottimo. Dove siamo finiti? Al piano di sopra? Sì, al coso di sopra. Calmi, ragazzi, ce la stiamo facendo. Stiamo arrivando dall'altra parte adesso. Con molta calma, eh. Academy Boko Kaiden. Perfetto. Dove mi trovo? Qua. The Mood Team. Vedete il team dei moderatori? Come... questo è come avete ridotto Daxin con gli anni. Siete contenti? Questo è ciò che fate ai moderatori del canale. Loro la sera finiscono e sono così. Mi scrivono in preda al panico. Questo è quello che volete? Grazie, ma per l'uno. Incredibile. Ah, ma qua posso entrarci. Senza timbrare il biglietto. Mi sento ACAB. Munizioni. Giustamente abbiamo trovato le munizioni di una pistola sopra... un autobus, perché è lì che si trovano le armi e le munizioni. La banca? La famosa banca? Apotheket Hornen? Guarda che mi si aprono tutte le porte davanti al mio percorso di vita. Io lì non ci entro. No, no. Ah beh, ok, ma non c'è niente. Cioè, sembra un trappolozzo incredibile, però in realtà non c'è niente. Ma la musica mi fa capire che qua non succederà nulla. Reception Glass Simons Café. Simone? È il caffè di Simone. Attenzione. Ma quindi noi lavoravamo qui? Avevamo una caffetteria tutta nostra? Ma non andavamo a scuola? Ma non siamo degli assassini? Madonna mia, ma è tutto così liminale. I need a screwdriver to open this. Ma c'è una pistola e ti serve un cacciavite. Ma porca puttana. Ci serve un cacciavite, ragazzi. Per aprire una cassetta di qualcosa. Quando basterebbe saltare dall'altra parte del bancone. Vedi? Non lo fa. Elegante, spavento. Che cazzo è? Ma è la sirenetta sta roba? Ma è la sirenetta? A me fa schifo la sirenetta. Qua cosa c'è? La porta è chiusa. E niente. Sole 23? Cazzo, devo trovare un salvataggio allora. Sì, ma è tutto uguale. Cioè, ok, questa è la scuola. Università, quel cazzo che è, non ne ho idea. Grazie Gon per l'uno. Smohalle? Smohalle? Ah no, Samhalle. Smohalle sembra un'altra roba. Un toscano che dice che ha le palle piccole. Smohalle. Ma non c'è la... Oh, screwdriver. Inventario, pieno. E niente, e adesso? Cosa metto giù? Il VP70 o il Glock 19 9 mm? Il salvataggio sta sopra il tavolo. Non è vero, se no l'avrei visto. E il tavolo sta sopra dove? Tieni la Glock. Però questo spara 3 colpi di pistola alla volta. Ma se droppassi giù il fucile? Cioè, ammettiamolo ragazzi, sta roba è carina. Vabbè, però... fa un botto di danno e c'ho ancora 5 colpi. Quindi, effettivamente. A me no, senti col cazzo allora. No, non c'è adesso, servi a dire. Sai cosa faccio? Fucile a pompa. Che fa veramente cagare. E non toglie niente. Basta, ho deciso la mia strada. Questa qua deve essere la scuola d'arte. Ma ci stiamo per prendere
Un infarto liminale? Porca troia, sta per succedere. Non guardate, chiudete gli occhi, fate finta di niente, non sta succedendo nulla. Chiudete gli occhi, non guardate le parti oscure del monitor, perché sta per cicciare fuori qualcosa che ci ricorderemo. E invece... Sono un fottuto genio. Io ho sempre ragione. Ok, calmi. Quindi adesso si inizia a giocare. Vero? Peste! Non vedo! Dove sono? Che succede? Non capisco! Mi orienterò con le loro urla. Con la loro sofferenza. Un covo. Dove ci fa ricominciare, giusto per? Il pro gamer è in grado di fare cose che il giocatore normale neanche può concepire. Ok ragazzi, ci siamo. Quindi la prossima volta ripartiamo da qui. Sta diventando difficile. Allora, resume next. Quit. Quindi se lunedì prossimo si continua Craftier. Però... E perciò non è finito, io pensavo finisse oggi, però effettivamente è un po' strano che finisca oggi perché è bello lunghetto. Allora fermi intanto che qua non riesco più a cambiare scena, non so per quale cazzo di motivo ogni tanto si impalla. Allora dov'è? No, ho sbagliato. Eccoci. Adesso chiacchieriamo del più e del meno come al solito. Chi sta andando? Ciao. Chi rimane? Mi dispiace. Allora, poi domani... C'è? Cosa c'è domani, Andrea, che lo dico a chi se ne va? Ah già, domani c'è lo State of Play, anzi non è lo State of Play di Sony, c'è lo Showcase di Sony, dove si parla appunto delle novità, che spero non possano essere cacate. Quindi facciamo un podcast dove si chiacchiera in sostanza, e poi alle 23 dovrebbe partire lo Showcase, che dura circa un quarto d'ora, ce lo guardiamo, ne apprezziamo il nulla, perché non faranno vedere un cazzo. Vi aspettate di vedere God of War? No, assolutamente no. E quindi poi alla fine ci lamenteremo anche di questa cosa qui. E questo è domani. Quindi domani si parla e si chiacchiera sul mondo dei videogiochi, se vi interessa. Parleremo anche un pochino del canale, del futuro del canale, bla bla bla, solite robe. Di quelli che saranno gli sviluppi, i nuovi progetti. In realtà sto improvvisando, perché non abbiamo niente in programma. È quello che sto dicendo adesso. È semplicemente per coprire e riempire l'aria di parole. Domani, dopodomani invece, mercoledì si continua Coso, The Quarry, e poi venerdì altra Horror Night con Madison. Cioè, incredibile, ma è... Mi voglio male, ok? A posto. Comunque, domani fidatevi, non c'è una minchia. Domani fidatevi che la Sony non farà vedere nulla di particolare. Tenete le aspettative basse e non verrete delusi. Non abbiate aspettative e verrete premiati proprio. We Were Here dovrebbe esserci giovedì. No, perché questa settimana giochiamo a Labyrinth, che è un altro gioco horror. È vero. Che è un altro gioco horror in cooperativa con Andrea. Che era un gioco che ci avevate consigliato voi e che abbiamo deciso alla fine di portare. Sperando che non sia un buco nell'acqua, pure questo. A The Cycle? E invece no, perché mi hai dato del cretino. Adesso giochiamo a Labyrinth. Come la mettiamo? Eh? Devi dare il buon esempio. Ma tu esempio non sei, buono nemmeno. No, ancora ansia. Auguri. Troppo bello. Mettiamo un pochino di musica, va? Minchia. Qua YouTube, una musica sedicente. L'uomo dei Flores esiste ancora? Ma che? Devo smettere di guardare cagate su internet.
Ah, buono, buono. Si sente? Si percepisce, yes. Continuerai Orizzonte Forbidden Western? No. No. Sono abbastanza... Non sono stimolato da quel gioco. E non mi basta vedere Aloy. Non me ne frega un cazzo. Non sono stimolato, ragazzi. Non so per quale motivo. Capisco che sia bello, ma non è abbastanza per farmi iniziare. Forse perché sono reduce da Elden Ring. The Quarry mercoledì. Li ho detti tutti, quindi prima o poi avrei dovuto azzeccare. Dino, che birra bevi? È una birra buonissima che si chiama Scotch. Invecchiato 12 anni. Porterai The Last of Us come horror? Non è un horror The Last of Us, smettiamola di definirlo tale, ma non è colpa tua, si definiscono loro stessi, lo definiscono loro stessi un horror, ma non è un horror The Last of Us, è un thriller, è un drammatico, è un road movie, è diverse cose, ma non è un horror, è più che altro un drammatico. E non è che se ci sono gli zombie esplodono le teste allora è horror. Il 2 è horror. Il 2 finalmente è horror. Mi sono rotto un dito mentre l'ho detto. Sì, beh, The Last of Us, ragazzi, viene categorizzato horror, survival horror. Un action survival horror, però non è un... Per me, di horror non c'è niente, se non qualche pezzo in The Last of Us. Comunque, no, The Last of Us 1 non lo portiamo più. Ve l'abbiamo già portato. The Last of Us, che è anche più facile da portare perché dura 18 ore circa. The Last of Us 2, che è molto lungo, invece l'abbiamo iniziato, ma non interessava un cazzo a nessuno, quindi non l'abbiamo finito, me lo sono giocato per i cazzi miei. Forse è stato meglio così, perché ho potuto godermelo e giocarmi una delle più belle, delle due settimane più belle della mia vita, incredibile. Per quanto riguarda videoludicamente parlando. Gioca a Roblox, ci sono dei begli horror dentro. Ma Roblox, per caso, è quel gioco che si può moddare e dentro hanno fatto, con Roblox fanno altri giochi? Possibile? Perché ho visto forse qualcosina. Sì? Quindi, ma è tipo Minecraft? Non ho mai giocato a Roblox. Non mi ha mai interessato. Non che voglio farlo, è semplicemente per capire dove si categorizza, cioè se è un Minecraft 2.0 o se è un... o se è Roblox, non so che cazzo sia Roblox. Che cos'è Roblox? È un survival? Che cos'è? O è appunto una specie di... cioè un gioco del gioco, cioè è un'unione di giochi dove tu puoi crearti il tuo gioco. È un gioco per bambini. Vabbè, anche Minecraft è un gioco per bambini, però alla fin fine ha un gameplay molto completo e pieno. E pregno. E succube anche, cosa? Hai visto il trailer di Hill? Sì, l'ho visto. È molto bello, non vedo l'ora. Ha tanti giochi differenti. No, è solo per bambini, LOL. Attenzione. LOL è un termine da bambini. Il format su YouTube della ruota dei giochi? Hai ragione, Matt. Perché continuate a dirmi cosa devo fare? Secondo voi non ci sono già io che allo specchio mi guardo e dico oggi devi fare questo o quest'altro e puntualmente non lo faccio? Cioè c'è bisogno anche di continuare a dirmelo? E dov'è off screen la serie di Darkwood? E di qua... E fa male. Fa male. Fa male. No, non sono andato a vedere Buzz Lightyear. Mira, mi stai facendo male. Ogni domanda che mi fai... Mi distrugge. Dino, sai che sei su Akinator? Me l'ha detto Andrea. Sì. Ma Andrea non c'è. Quindi, perché Andrea ti mettiamo su Akinator? Mettiamo una tua foto e ti chiama appunto Andrea e Coop TV. Ti consiglio The Mimic, è un horror su Roblox. Ha credo 4 capitoli. Figa, 4 di troppo.
Dino Evil Within, ancora, ma basta, ma roba di 300 anni fa, ragazzi, basta, si perde a memoria questi giochi, questi giochini, che giochini non sono, però, nuovo, roba nuova, Andrea sottopagato, ma insomma. Non ho mai espresso opinione su The Batman, il film, e non l'ho visto, so solo che sono stufo di vedere Batman, sono rotto il cazzo della DC in generale. Mentre la Marvel continua comunque bene o male a portare diversità, perché ha diversi eroi, come Hercules, invece qua, sempre i soliti tre, mi sono rotto il cazzo. Cioè, non ce la faccio più, è sempre la stessa roba. Joker e Batman a ripetizione. Che microfono usi? È un Rode USB. La marca Rode è... il nome è tutto un programma perché spenderete un bel po' di soldi, però effettivamente è un ottimo prodotto. Omori è a 10 e dai 10 ai 41 euro su Steam. Perfetto, adesso cercherò la versione da 41 perché sicuramente ha più contenuto. Io ragiono così. gli horror in VR, ragazzi, se non vomitassi. Ma ho giocato The Town of Light, un gioco dalle tematiche molto fuori, che molto forti, che esplora la follia. No, Shauni. The Town of Light. Dopo cercherò. Non lo fece. Cioè, ma non è colpa vostra, è colpa mia. Cioè, è ovvio che è colpa mia. È ovvio che è colpa mia. Sei sopra o sotto? Sono in mezzo. Cosa ne pensi di Miss Marvel? Veramente devo rispondere a sta domanda? Non ho detto che la Marvel sia meglio, ho detto che ha più roba. Meglio la qualità o la quantità? La qualità. Però... Sì, adesso che mi hai detto che ne pensi di Miss Marvel, immagino sia meglio la DC a questo punto. Ho stoppato per un attimo la chat, ragazzi, perché sto leggendo. No, Miss Marvel non l'ho visto, ragazzi. Cioè, mi sono rifiutato, con tutto il rispetto. Non ce l'ho fatta. Non ci riesco. Perché dovrei vedere quella cagata lì? Poi adesso so che se senza vedere quello non capirò niente del nuovo film di sta ceppa di... Però, ragazzi, non ce la faccio. Cioè, sono stufo di guardare serie televisive che non portano a niente. Se non darti quell'indizio del cazzo che ti serve per i film. Ho guardato con fatica... Moon Knight, che ho trovato carino in parte, e il resto di tutte le serie mi hanno fatto cagare una dopo l'altra. Cioè, non è che mi hanno fatto cagare, alcune sono anche interessanti, ad esempio quella di Okai. Okai è effettivamente ok, come abbiamo sempre ripetuto, però non è abbastanza da farmi pagare 11 euro d'abbonamento al mese per aspettare delle serie che hanno un budget da 60-90 milioni a puntata. Sì, sono questi i soldi che hanno speso, e poi aver quella roba lì, cioè, Cristo, non lo so, con tutti quei soldi lì ci puoi fare direttamente il film. Moon Knight è stato carino, sì, ma non è brutto, ma perché è figo il personaggio, ma in realtà c'ha dei buchi allucinanti. Sono belle le ultime due puntate, perché il resto l'hanno tirato per le lunghe, perché si vede che si poteva concludere in tre puntate. Sì, andrò a vedere Love Thunder, sì, quello sì. Per quanto mi faccia male, tutto l'universo norreno della Marvel mi faccia sempre male. Cosa ne pensi della saga di film The Conjuring? Ne ho visti pochi. Se non tre. No, due. Forse due. Ma non fan paura, che c'è da dire. Mi ha giocato Blessing and Sacrifice? Yes, bellissimo. Non vedo l'ora del 2, sperando che non sminchino tutta la particolarità e l'autorialità dell'1 e che non lo rendano più commerciale. L'1 era bello secondo me perché è proprio un gioco strano, sensoriale, capace di trasmettere la follia di una donna e tutto il suo mondo. Dino, conosci The Walking Dead? Sai cosa parla? Sì, purtroppo lo conosco.
Andiamo avanti. Sì, io devo smetterla, ragazzi. Sono troppo negativo. Il cane sta abbaiando, sta cinguettando in questo momento perché sta mutando in altre forme. No, vabbè, The Walking Dead è figa la prima stagione. La prima stagione di The Walking Dead è qualcosa di allucinante, di veramente, veramente bello. Arrivato alla quarta stagione, la pelle dei miei coglioni, le mie palle erano talmente svuotate che è rimasta solo pelle da tirarle e poterci fare i bonghi per suonare in piazza. Vi dico solo questo, la pelle di Dino, la famosa pelle di Dino. Però la prima stagione è qualcosa di eccezionale. Dopo la quarta stagione ho smesso di guardare quella cagata che è The Walking Dead, perché è veramente uno schifo. Quando mi vedo i personaggi, che poi mi dico, sì, viene dal fumetto, sì, viene da questo, non me ne frega un cazzo, ma certe cose non si possono vedere. Cioè, c'era una serietà nella narrazione che poi è andata tutta a puttane per... facendo entrare dei personaggi che fanno ridere. Quando mi vedo quella, la donna dominante con la katana, i due zombie senza mascella, io mi sono cadute le palle lì in quella scena lì, perdonatemi. Da lì in poi per me è diventato tutto un circo, ma non perché c'è quel personaggio lì, ma perché proprio hanno messo, è ribaltato completamente, cioè si è perso tutta la serietà della stagione che era verosimile fino a lì. Cosa ne pensi del film horror The Nun? Che il nome è un programma. Non l'ho mai visto, Gavion. Mi consigli un film horror? No. The Walking Dead è durata troppo, fa cadere i coglioni dopo la quarta stagione. Beh, potevo dire così, effettivamente, facevo prima. Che tipo di giochi ti piacciono, Dino? Quelli belli. Cry of Fear o The Quarry? Cry of Fear. Hai giocato Terraria? Sì. Vabbè, bevo, va. Devo portare fuori il cane. Sperando che mi cammini, che questo c'ha meno voglia di me. Cazzo. Signori. La saga di Wolfenstein, certo che l'ho giocata. Half-Life pure. La mia vita è un film horror. Non credo. Basta darsi importanza, facendo le vittime. Qual è il tuo film horror preferito? The Python 91, al cinema. Hai mai giocato a Subnautica? Sì, per favore, basta però. Film preferito? Minchia. È difficile. È difficile. Quando ti fanno ste domande, quando tu... Allora, anche quando mi dicono gioco videogioco preferito, come cazzo faccio, ragazzi? Cioè, son 30 anni che videogiochiamo, e altrettanti che guardo film... Serie TV, non mi viene in mente, cioè, è tanto tutto molto bello. Poi su internet ci si lamenta e basta, non è questa la formula? In effetti andando avanti vorresti spellarti vivo forse anche la terza stagione. Non me la ricordo francamente. Io mi ricordo la prima puntata di The Walking Dead, The Walking Dead, è proprio scritto Dede con due D, e ti lascia nella confusione, quindi c'è questo appunto lo sceriffo che si sveglia dal coma, tutti zombificati, ti lascia nella confusione e fa quello che dovrebbe fare una puntata pilota, che vabbè, puntata pilota non è, però ti spinge, ti sprona a vedere subito la seconda puntata, terza puntata, quarta puntata, bla bla bla. I personaggi non si frignano addosso nei 5 secondi e le reazioni sono abbastanza umane, quindi tu capisci, puoi medesimarti meglio e ci sono dei buoni personaggi. Ci sono stronzate, come gente in tossicodipendenza che fino all'altro ieri si faceva di tutto e di più, poi magicamente parte l'apocalisse e non hanno alcun sintomo della dipendenza, cioè anche se non hanno più metadone nelle vene, questi vanno avanti come nulla fosse, tanto chi se ne frega, è soltanto un telefilm, quando invece dovrebbero collassare per terra con la schiuma e stare male, avere la febbre alta, cazzi e mazzi. A parte qualche cosa è abbastanza realistico e ovviamente chi fuma magicamente smette di fumare perché altro non può fare e non ha alcun riscontro, questo sono lucidi anziché schiumare dagli occhi, perché
anziché dalla bocca schiumi dagli occhi, e ti esce il mocaccino dalle pupille, e questi sono a posto, freschi come una rosa. Nessuno si lava i denti, eppure tutti si baciano nei telefilm. Non ho mai capito per quale motivo c'è questo spirito. Vabbè. Però è bello perché cerchi di capire come funzionano come funziona l'infezione. È tutto molto interessante. A parte la computer grafica dell'esplosione del laboratorio della prima stagione, piccolo spoiler, il resto è abbastanza figo. Anche la cosa più bella, ragazzi, in assoluto sono i costumi. Cioè, i costumi, gli animatroni che hanno usato per fare i pupazzi sono bellissimi. Perché non sono in cinematics, cioè in CGI, sono costumi veri. E quindi tutto è reso molto bene. Mi ricordo che, se non sbaglio, la prima puntata dove si vede il tizio senza gambe, in quella scena di 2 minuti, per quella puntata lì hanno speso come una cosa come 60.000, no, $30.000, una roba del genere, per fare solo quel pupazzone là. Cioè, rendetevi conto. Come erano quanto ti devi tirare il cazzo se sai che spendi $30.000 per una cosa, sapendo che funzionerà e la gente la guarderà? Cioè, o devi essere proprio un professionista, o hai avuto più culo che anima. Non è un tic, ragazzi, non faccio finta di avere la Tourette. Mi si era incastrato, come fanno molti su internet, mi si era incastrato il cavo. Sono stufo di internet. Sono stufo della gente che si deve dare un tono con i drammi che non ha, che si crea. Basta, sono stanco. Dicevano fosse uscita l'infezione dagli hamburger. Ah. È più bella quella da Telltale. Non l'ho giocato. Cosa ne pensi delle serie TV a tema fantasy? Che ne ho viste poche, in realtà. Tipo Game of Thrones non l'ho mai visto. E ho visto la prima puntata. E non ce l'ho fatta. Cioè, 50 minuti, un'ora di roba. E non ci sono riuscito, ragazzi. Cioè, non mi interessa. Non riesce proprio a prendermi. E lì, ovviamente, le solite frasi. Ma aspetta fino alla terza stagione, poi diventa bella. Non mi interessa, ragazzi. Se non mi prende la prima puntata, non ce la faccio. Tipo, ad esempio, Breaking Bad mi è preso perché mi ha preso dalla prima puntata, cazzo. Non è che mi ha preso dalla decima stagione. Poi, ovvio che è soggettivo. Per me, la prima puntata, niè. Solo che adesso, consapevole di quello, perché è questo che mi fa incazzare, sono i registi, gli sceneggiatori, sanno di sta stronza, sanno come ragionate adesso, e lo fanno apposta, e quindi c'è una pigrizia nella scrittura, allucinante, perciò le cose te le devono, non vogliono neanche creare interesse, perché si presuppone che tu debba, da spettatore, tu debba aspettare almeno 3-4 puntate, e quindi poi viene fuori una merda, o addirittura una stagione, e quindi poi viene fuori una merdata. Una serie televisiva ormai funziona non su quello che ti racconta, sui personaggi eccetera, ma sull'ambientazione e sullo stile, quindi il personaggio figo e l'ambientazione interessante, basta. Poi il vero contenuto non c'è più, la maggior parte delle volte è così. Poche sono le serie televisive che effettivamente ti raccontano una storia figa che ti prende e che tu vuoi proprio sapere. Il resto è soltanto una situazione, ti piace l'idea di quella cosa lì, come può essere l'apocalisse degli zombie, come può essere il set, quello fantasy. Ad esempio, prendo The Witcher. The Witcher, tu ti guardi The Witcher perché vai a pensare al libro e al film e al videogioco. Quindi cerchi di capire come hanno riproposto le cose, se ti piace, se non ti piace. Perché la prima volta, appena vedi Henry Cavill, che parla così, con quella cazzo di armatura e quel mento a culo, hai già capito che non va bene, che è tutto sbagliato. L'hai già capito, però fai finta di niente, perché dici, ma sì, dai, magari alla terza stagione diventa figo. Invece, capito? Loro lo sanno già tutto. Comunque, è uscito Northman in Blu-ray, quindi adesso me lo compro. Appena finisco la live lo compro. Mattias, grazie mille. E anche chi? No, grazie mille. Rotu Valhalla. Per i 6 e per i 3 mesi, incredibile. Prima stagione di True Detective, fantastica. E non l'ho mai vista, cazzo. E non mi piacciono molto i detective, soprattutto se sono veri.
Ma quando è che esce Dexter, la nuova stagione di Dexter? Che l'hanno annunciata, l'hanno fatta vedere e non si sa più un cazzo. Io la sto aspettando. I miei genitori l'hanno visto senza sapere niente ed è piaciuto. Vabbè, ma ci sta. Non, sono ignoranti, non sanno, vabbè. No, The Boys non l'ho visto. Non ho visto The Boys, non ho visto La Casa di Carte, non ho visto... come cazzo si chiama? Games of Thrones. Non ho visto... Cos'altro è che piace? Cos'è che mi sdrumate ogni volta con le stesse quattro domande sulle quattro serie televisive? Non ho visto. Partite dal presupposto, non l'ho visto. Squid Game l'ho visto. Bello. Lucifer. Figa. Non ho visto Lucifer. Per due ragioni. Sono etero e la seconda ragione non mi interessa in generale. Non me ne frega un cazzo. Non ce l'ho fatta. Stranger Things l'ho vista. Attenzione. Hai mai visto The Vampire Diaries? Lucifer è stato stupido. Ah! Manifest fa cagare duro. Bravo Dino, Lucifer ti fa dubitare della tua sessualità. No, ma a me non fa dubitare un cazzo, semplicemente non mi interessa. Lo trovo molto... Dal trailer, dai pochi estratti che ho visto su internet, lo trovo molto un contenuto... piatto, cioè non me ne frega proprio un cazzo. Cioè è una di quelle serie televisive che punta a qualcosa che a me non interessa, cioè non mi attira e quindi non me ne frega niente. È come se adesso mi mettessi a riguardare Buffy la mazza vampiri, cioè so che è un contenuto action, thriller, super sessualizzato per una certa età. Non me ne frega un cazzo, cioè, siamo sinceri, guardavamo la merda, abbiamo visto molta merda, tanta merda ci siamo visti, che adesso diciamo è bellissimo e se vai a rivederlo è uno schifo angosciante, tipo appunto ma Buffy la mazza vampire è qualcosa di veramente triste, però comunque insomma avete capito cosa intendo dire, cioè è un qualcosa che non me ne frega più niente, non riuscirei neanche più a farlo, poi... Se ho tempo libero e guardo la televisione, solitamente guardo serie televisive che cioè mi prendono, tipo i Griffin, vedi? L'albero azzurro, esatto. Hai mai visto Animali Fantastici? Porca puttana, mi chiedete qualcosa che ho visto e che mi piace? Ma io ho un problema in questo momento, perché mi ritrovo qua che sembro uno stronzo, sembro il critico di sta ceppa, ma non lo sono, cioè io non sono un esperto in niente, ho i miei semplicemente i miei gusti, ma vi giuro è difficilissimo che combaciano con i vostri. Mi fate delle domande di robe di cui non me ne frega un cazzo. Cioè è allucinante. Hai visto Ragnarok? Ma non lo guardo Ragnarok. Ho visto la prima puntata. Mi sono rifiutato successivamente. Lo guardavo in ospedale la mazza vampiri? E beh, è giusto. I fantagenitori, incredibile. Lady Oscar, ci siamo. Hai visto il Re Leone? Non lo apprezzo. Come fa un leone ad essere re? Attenzione. Friends, una merda. Sì, l'ho detto. Qualcuno doveva dirlo. È troppo vecchio, ragazzi. È invecchiato malissimo, Friends. Svalvolati on the road, bellissimo. Hai giocato Alan Wake? Purtroppo sì. Nuova stagione di Futurama quando esce? Non lo so, ma Futurama è l'unica roba bella che ha fatto Matt Groening. Perché i Griffin, i Simpson all'inizio, secondo me, potevano anche starci, ma poi anche basta. Dopo 20 stagioni ha rotto il cazzo. Cosa ti piace oltre ai Griffin? Quello che fa McFarlane in generale. American Dad fa spaccare in due delle risate. TG5 l'hai visto? Ero costretto. Perché bisogna informarsi mentre si mangia, così si può litigare sulle notizie. Hai visto Supernatural? No, però quello mi interessa. Quello mi interessa. Vikings? Certo che l'ho visto Vikings. Quando era fino alla quarta stagione, quando era un documentario, poi è diventato una soap opera. Vedevi Occhi di Gatto? Certo, vedevo con gli occhi di gatto. Non ti dico da che gatto li ho presi.
Harry Potter. Voglio Peaky Blinders, sì o no? Non l'ho visto, quello devo vedere anche quello. Breaking Bad, certo. Oh sì, certo. Don Matteo, ma per favore. Non è un paese per vecchi, mica mi state scrivendo 300.000 robe, io sono ancora ai commenti di mezz'ora fa. Vediamo se ce la faccio. Sherlock. Sì, no, lo stavo confondendo con Mago Merlino lì. Arthur, quella cagata figa, che schifo che era quella roba, di una noia angosciante. Mezz'ora con sto maghetto che doveva fare, non faceva un cazzo. 5 stagioni per fargli fare una magia di merda. Merlin, grazie. Porca puttana. Fringe, Dottor Fringe, top serie. Ascolti Radio Maria? No. Sono un miscredente, lo so. Guardavi Biker Mice? Assolutamente. Watchmen? Eccezionale. E Watchmen rimane per me uno dei pochi cinecomics ai livelli dei primi cinecomics. Mi sono spiegato? No, forse no. Il rituale? Fighissimo. No, aspetta, il rituale qual era? Sì, il rituale era quello dei ragazzi che vanno nella casetta, si perdono e c'è quel mostro lì che sarebbe la rappresentazione di Loki. Era quello? Oh, non mi ricordo più. Leone, cane, fifone. Cosa c'entra però, sì? Star Trek o Star Wars? Mi fanno cagare le pistole che sparano i laser, che fanno piu, e le spade che non hanno le lame, mi fanno schifo. Sì. Comunque Star Wars, cioè. Il cervo in computer grafica. È bellissima quella roba. Quella roba è veramente una figata. Quella cosa lì, è geniale l'ispirazione di quella roba lì. Perché c'è questo cervo la cui testa è un torso di un uomo. E quindi si. Vedi, ho fatto torso di un uomo, ho fatto questa gesture qua particolare. E quindi si vede. Non faccio spoiler. Andate a vedervelo, ragazzi. Vale solo la visione di quel design là che è in scelta. Mr. Robot, ho provato la prima stagione, poi forse che non ci capisco un cazzo in generale o non sono attratto dal mondo dei crackers, degli hackers, però non mi prende. Non... Però l'attore è eccezionale. Ti ipnotizza quell'attore lì. Sai quella vocina lì? Robot Wars. Oh, finalmente una domanda giusta. Ragazzi, noi ci vediamo domani alle 21.30, siateci, mi raccomando. Io adesso vado a vedermi i primi 10 round di Robot Wars. Ritorniamo ai tempi nefasti in cui le seghe ti tranciavano a metà sti cazzo di Vroomba. Da lì si sono poi ispirati i robottini di adesso. Vi invito a fare una cosa molto particolare: se possedete dei robottini, di quelli che puliscono per la pulizia della casa, potete comprarli anche a poco, prendete dei chiodi, dei palloncini e fateci dei lavori particolari. Cioè, ho visto questo video molto divertente, cioè non fatelo, non emulate perché è pericoloso, ma se siete adulti e potete divertirvi, provateci. Gonfiate il palloncino d'aria e lo mettete da una parte, dall'altra parte sulla punta del robot mettete un chiodo e li fate lottare. È bellissimo. Chi di due tocca il palloncino con la punta del chiodo fa scoppiare e quel robottino lì ha vinto. Cioè, incredibile, incredibile. Altrimenti una cosa anche molto divertente è prendere il fucile ad aria compressa, farli andare liberi e sparargli da lontano. Quello che rimane in piedi ha vinto. Fate i bravi, fate i buoni. Noi ci vediamo domani alle 21.30 con la serata dedicata alla Zoni. Siateci, che sarà un podcast appunto dove si ciarla, si blatera. Io vado a portare fuori il cane. E vado a soffrire col caldo. Fate i bravi, fate i buoni, basta, ci vediamo domani. Grazie bestiacci, grazie per tutto, spero vi siate divertiti come al solito. Cioè, non che do per scontato che vi divertiate, che vi siate divertiti come al solito. Sì, do per scontato che voi vi divertiate. Buonanotte.